È accaduto tutto alle 11 del mattino, mentre volontari erano al lavoro per accudire 260 ospiti del canile rifugio di Lanciano. All'improvviso, racconta José al TG Max, un pezzo di costone venuto giù, travolgendo le cucce e i cani che vi trovavano riparo. Per Topolino, un meticcio ospite della struttura di Villa Martelli, la vita si è fermata sotto il fango e le macerie di quella casetta che da anni credeva sicura. Gli altri ospiti, una trentina di cani, sono riusciti a mettersi in salvo. Per sicurezza, un'altra ala del canile è stata sgomberata. Si teme per un'altra parte del costone, dove gli alberi sembrano già pericolanti. José è un volontario dell'associazione presso il canile rifugio di Lanciano. La frana è venuta davanti ai tuoi occhi? Sì, verso le 11 del mattino è caduto il primo pezzo. E poi durante il resto della giornata, mentre toglievamo i cani e mettevamo in sicurezza, sono venuti giù gli altri pezzi. Fino all'altra parte, al settore delle file. E c'è un cane che non è riuscito a salvarsi? Sì, era proprio qui, incastrato fra questo box e quest'albero che si vede qui davanti a voi. Altri invece sono riusciti a mettersi in salvo? Sì, gli altri due compagni di questo, più i tre del box a fianco, sono riusciti a mettersi in salvo, senza problemi, senza ferite, niente. Dopo il crollo cosa avete fatto? Dopo la prima frana abbiamo dovuto sgomberare tutti questi cani e metterli in sicurezza perché temevamo che venisse giù ancora di più. E quindi niente, abbiamo evacuato questi, una zona di là abbiamo aspettato che smettesse, siamo stati sull'allerta fino al pomeriggio. Temete anche per la vostra incolumità mentre operate? Sì, io ero qui perché stavo controllando gli ultimi cani quando è caduto il primo quest'albero praticamente che si è portato tutto il resto. Quindi sì, può succedere mentre cerchiamo di recuperarli, insomma, che ci prenda un albero, una rete, un lamiera, insomma, può capitare di tutto. Dall'amministrazione comunale di Lanciano giungono rassicurazioni. Si cercherà il proprietario del terreno franato per chiederne la messa in sicurezza. Ma i problemi del canile restano tanti, innanzitutto il sovraffollamento. A dicembre entrerà in vigore la nuova normativa che non consentirà più lo sforamento del numero limite. Nel frattempo l'associazione che ha in gestione il rifugio ha chiesto alla Calappiacani di rallentare il proprio lavoro. In attesa che possano essere completate le nuove cucce in grado di ospitare altri 20 amici a quattro zampe. Sempre attiva la campagna adozioni, lo scorso anno sono stati dati in affidamento 140 cuccioli. A rimanere nel rifugio sono sempre più anziani, età media 10 anni. Per tutte le informazioni, cancelli aperti ogni domenica.